A parer mio è stato giusto così, perché sportivamente parlando è stata una partita piuttosto equilibrata, perché a livello di occasioni forse l'hanno creato un po' più loro nel primo tempo e forse un po' più noi nel secondo, però all'incirca la cosa è stata piuttosto uguale, qua. E quindi siamo stati sia noi che loro abbastanza bravi anche addirittura a fare 3 gol. Ugualmente ingenui a prendere altrettanto, ovvero 3, però credo che pareggio sia il risultato più giusto, perché chiaramente se alla fine veniva fuori si diceva non ero intento, anzi ero più contento, però dato che è andata così, credo che appunto, come ho detto inizialmente, è giusto che alla fine il risultato finale che è venuto fuori sia stato un pareggio. Certo, rimane un po' l'amaro in bocca perché, tutto il rispetto, come dico sempre, si gioca contro la Provercelli, però anche altrettanto vero che la Provercelli oggi è dimostrata una squadra che perlomeno in casa, perlomeno oggi tra noi, sarà giocata. Addirittura, come ho detto prima, al primo tempo ha rischiato anche aggressione, però secondo me il primo tempo hanno creato un po' più loro, sono resi un po' più pericolosi, basta vedere la parata di Mazzoni, quello è stato veramente, cioè è stato un vero e proprio lui miravo, però Mentone Mazzoni con quella super mega parata ha fatto, e niente, quindi diciamo che da recriminare c'è ben poco, perché come ho già detto, sì, è vero, c'è un altro Provercelli, però Provercelli è stata una squadra che cioè tanto di appello. Poi vabbè, chiaramente noi non siamo in forma, cioè in confronto alle ultime partite, tralasciando l'ultima che si è giocata in casa e si è vinto, mi riferisco a quelle prima, insomma la serie di sconfitte che si era creata, chiaramente si è andata un po' meglio, però andate a vedere la prima parte di campionato, si fa cacare, o no, cacare no, però siamo un po' peggiorati, ecco. E quindi niente, da recriminare forse, guarda, l'ultimo nosso è il fatto che non si riesce a finalizzare tutto quello che si crea. Quella credo che sia una delle cose che per sempre, non tanto quest'anno, già anche l'anno scorso, l'anno prima e l'anno a venire, recriminerò sempre, che purtroppo non siamo tutte le volte in grado di finalizzare tutto quello che si crea. Mi dispiace per questo. E niente, oltre a questo c'è da dire ben poco. Bisognerebbe stare un po' più attenti, ora parlo di Livorno, bisognerebbe stare un po' più attenti in difesa, perché tralasciando il primo gol, che non dio niente, se ne presenti due, certo, l'ultimo in maniera fortunosa, va bene, su deviazione, magari forse Mazzoni ci poteva arrivare, non lo so, perché sai, non si può sapere. Però va detto che si rischia un po', a volte siamo una squadra un po' troppo lunga. Diciamo che magari l'attacco va troppo in attacco, il centrocampo magari a volte rientra un po' un punto, e la difesa a volte c'ha delle buche clamorose dietro. Però d'altronde, oh, senza le pisse, il Livorno, la squadra è questa, anche se secondo me a livello di organico, come ho sempre detto, e a livello di qualità appunto, non siamo assolutamente una squadraccia, purtroppo, però a volte diciamo la qualità non basta, no? A volte ci dovrebbe essere anche insomma, la lucidità mentale, la cattiveria agonistica, il fisico, cioè la messa bene fisicamente a livello di preparazione, che, parentesi, meno male, nelle ultime partite la squadra sta, non dire che sta tornando in maniera, come si dice, plateale, però sta, a parer mio, lentamente tornando un po' a livello anche di fisicità, soltanto dai punti di vista, quella che si è vista inizio anno, che con le 3 partite, cioè quel mini periodo creatosi in passato, queste sconfitte, cioè la squadra veramente, come dissi, siamo una squadra di bolliti, ora sembra un po' meglio, e niente, spero ovviamente che sia in questa partita lì, che quella prima non sia stata solo un caso, il fatto di Livorno un po' meglio, leggermente migliorato rispetto alla quarta volta, lo dico, forse la terza, la vai, insomma, vabbè, al periodo creatosi in passato, e niente, quindi diciamo che sì, non dovrei essere contentissimo del pareggio, però se so vedere tutte le cose, diciamo, tra Provercelli che oggi in casa di Roma, in primis, poi contro una squadra che oggi comunque, poi io non la seguo la Provercelli, io non lo so, che
che comunque oggi c'è anche Stefano Paletti, anzi la sua giocata alla grande. Poi nonostante comunque noi che stiamo cercando, almeno credo, di ritrovare la condizione, lo spirito e tant'altro, insomma, credo che comunque il pareggio, poi tutto quello che si è visto in campo, credo che il pareggio sia stata la cosa più giusta. E meno male che anche loro comunque non sono stati in grado di finalizzare tutto quello che hanno creato, perché sennò può darci che il commento poteva essere non tanto più offensivo, per non chiedere altro, però diciamo un po' più triste e forse peggio. Quindi diciamo pareggio meritato, si poteva, come già detto e vi dirò sempre, finalizziamo e concretizziamo un po' di più, però alla fine siamo visti la squadra questa lì e accontentiamoci, no? Però toccandomi i coglioni mentre lo dico rimango un pochino fiducioso, perché come sempre, ma questo c'è sempre stato anche quando si era nel periodo buono, diciamo, che in casa, scusate, fuori casa, bene o male, anche se magari poi il risultato che veniva fuori poteva essere anche buono, però bene o male si soffre sempre, oggi si è sofferto un po' di meno, anzi addirittura a volte abbiamo avuto il pane nel gioco noi, e niente, quindi sono un po' fiducioso sull'avvenire, e ripeto, lo dico toccandomi bene 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 i coglioni. Comunque, niente, finendo il discorso della partita, diciamo dal punto di vista della prestazione, nonostante la bella azione bla bla bla, sono anche un po' più soddisfatto del solito, perché comunque vedo che la squadra a livello di voglia di fare qualcosa, creare qualcosa e tant'altro sembrerebbe un po', diciamo, migliorata da questo punto di vista qua, perché cioè anche una cazzata questa via, però è una cosa che ci faccio caso, magari poi è questa puro caso, però io lo vedo. Anche il fatto di magari non so battere le posizioni in fretta, io non dico posizione lì per poter fare gol, io magari dalla difesa, cioè secondo me sì, almeno io la vedo come voglia di portare a casa qualcosa, minimo un punto, massimo tre punti, ecco, sono cose che magari io sinceramente nelle partite precedenti, nel periodino brutto, non vedevo, anzi addirittura vedevo gente che quando perdeva la palla non la rincorreva nemmeno, si fermava, e sono queste cose minime, cioè sono piccolezze che io personalmente noto e che meno male mi fanno piacere. Poi come ho detto, niente, anche il livello di fisicità vedo un po' di meno bollitura come benissimo, questo l'avete detto anche prima. E niente, dai, commentino misero brutto finisce lì. Ora se non sbaglio si gioca la prossima in casa con il Frosinone, questa è la partitaccia, e che il Frosinone se non sbaglio ha vinto 2-1 anche, parentesi, ancora mille parentesi. Allora innanzitutto, allora, meno male, nonostante noi abbiamo fatto solo un punto, anche alcune delle dirette, come si può dire, sfidanti, no, per un posto playoff, e perché no, un posto diretto per andare in Serie A, cosa che ormai Carpi sì, mi porto merda, il Carpi mai ci è andato, che anche oggi ha vinto. Comunque meno male, il Bologna e lo Spezia hanno la prima pareggiata, la seconda ha perso, quindi meno male, non tutte le squadre come magari il Frosinone si è levate un po' dalle palle, hanno fatto qualche punto, meno male la classifica rimane bella, anche se ci vuole poco a cambiarla. E niente, ancora un'altra parentesi, vorrei sapere, no, se questa non sia una sina mia, ma lo Spezia, cioè dopo che, cioè solo noi si è perso 3-0 in maniera così clamorosa, in maniera così brutta, cioè se non sbaglio, vorrei dire la cazzata, dopo che ci si è giocato noi e che ci si è perso clamorosamente lo Spezia, comincia a travallare un po', vabbè, ha perso in casa la Ternana, sì, 1-0. Comunque, vabbè, finite queste brutte parentesi, impappinamenti vari. Niente, commenti non finisce qui. Ci rivediamo al prossimo, appunto. Speriamo di essere contenti. Lo dico sempre con un po' titubante, però te lo dico. E niente, detto questo, ci vediamo allora al prossimo video. Ciao!